Vannico Minotto, quando si dice vincere con il botto, in questo caso, è vero, cosa è successo stamattina? Niente, son partito per la gara e uscendo proprio dalla fiera un'auto si è... Il commissario l'ha fatta spostare sulla destra perché io passassi e si vede che non si è accorta, ha girato per parcheggiare ma ha falciato. Centrato? E sei caduto? Sono caduto, sì, ho rotto la leva del freno, per fortuna ce l'avevo nel marsupio. E addosso? Fammi vedere. Addosso sei un po' stracciato? Sì, appena appena, un po' la mano. Ah, questa cosa ti ha incattivito però, perché poi sei partito a fuoco come sempre. Diciamo che mi ha svegliato. Senti, il ragazzo ci è rimasto malissimo, immagino. Poi penso di sì, ma non so, perché poi sono ripartito, certo. E adesso si vedrà, insomma. Ok. Hai vinto tutte e quattro le speciali, sei sì. Andato fortissimo di nuovo. No, è andata bene, dai. Direi non pensavo, ecco, di riuscire ad andare così bene rispetto agli altri. Anzi, pensavo proprio... mi sentivo lento. Ah, figurati. Senti, e com'era il tracciato rispetto a ieri? Effettivamente migliore in questo senso? Sì, oppure... era meglio, la speciale corta era... si percepivano meno le buche ed era un po' più veloce in questo senso. L'altra si faceva un po' più di fatica con le staccate perché al contrario con i rettilini così lunghi e veloci non riuscivi ad avere una misura per fermarti. Difatti ho fatto qualche lungo, ho saltato un argine e vabbè, è andato un po' di bene, spettacolo, dai. Via! Sì. Chiamiamolo così. Senti, ma in virtù di questo risultato il messaggio è anche per il tuo motoclub, pensare di fare il mondiale, magari un'altra gara di mondiale? Oddio, questo non lo so, magari ne parleremo. Pensiamoci. Adesso vediamo come cosa si dirà, cosa si farà. Va bene, grazie e complimenti. Grazie, ciao.